Al Pala Butangas lo Sparta priva di Ben in casa affronta una flagrea catch di punti salvezza. Andiamo a vedere le fasi salienti di un match che inizia subito con questa chance per la formazione ospite. Va vicino al gol ancora con questa conclusione di Esposito alla parata di Falcone. Prova a reagire lo Sparta, questo destro sul fondo. Poi mister Falcone schiera subito il portiere di movimento. L'occasione con il destro che finisce sempre sul fondo, ancora Sparta in avanti, il tentativo qui di Esposito, punta l'avversario, la risposta di Falcone, l'errore qui in avanti della Flegrea, la ripartenza di Ferrante, il tocco per Esposito, il gran sinistro sotto la traversa, 0-1 al minuto numero 23, il vantaggio dello Sparta, la reazione con il destro di Sirico sull'esterno della rete, con le immagini andiamo alla ripresa, Stiano, la grande parata di Falcone, poi ancora il tentativo fallito dallo Sparta, sempre col portiere in movimento, arriva il gol del pareggio di Truppo al 34esimo 1-1, ma è una rete illusoria perché lo Sparta, grazie a questo lavoro caparbio di Volonino sulla linea mediana del campo, l'assist di Stiano e poi ancora il numero 21 a portare di nuovo in vantaggio lo Sparta al 36esimo e dopo 3 minuti arriva anche il gol di Stiano, quello dell'1-3 al 39esimo nella ripresa, nella restante parte del match, la Flegrea spinge sull'acceleratore senza trovare gli spazi giusti, però guardate cosa accade a 5 minuti dal termine con Marchesano schierato come portiere in movimento del tentativo di fare possesso, c'è la ripartenza della Flegrea, il secondo arbitro dall'altra parte interrompe il gioco, fischia un calcio di punizione, viene espulso anche Sirico, il fallo non c'è assolutamente, le proteste incredibili e insistite della Flegrea che spingono il tecnico Pino Falcone per un momento addirittura a mandare tutta la sua squadra negli spogliatoi, non vorrebbe più continuare il match, vorrebbe ritirare la sua squadra dal campo, poi ci pensa, riflette, fa giocare proforme la partita tenendo semplicemente il pallone in campo per un paio di minuti fino a che l'arbitro anche prima del 60esimo manda tutti sotto la doccia, una protesta incredibile, una protesta clamorosa quella della Flegrea per una decisione, quella ultima che ha fatto sicuramente arrabbiare tantissimo anche per tante decisioni durante la partita che non sono andate giù ai padroni di casa, vince lo Sparta. È finita la partita con lo Sparta, un'altra sconfitta, bisogna partire dal finale perché a un certo punto sembrava addirittura che volessi ritirare la squadra dal campo, poi qualcuno ti ha fatto riflettere e portato a termine proforme, diciamo, gli ultimi 5 minuti della gara, insomma davvero non riesci più a gestire alcune situazioni arbitrali che sembrano, almeno secondo quello che è stato il tuo atteggiamento, stiano danneggiando la tua società. No, penso che non siamo noi che non riusciamo più a gestire, o io penso che ormai l'incapacità totale è lampante sotto gli occhi di tutti, soprattutto adesso è stata fatta una cosa nel finale in completa malafede da parte dell'arbitro più lontano in fase nostra di ripartenza verso la porta perché riapriva una partita, tutto si può lasciare andare, anche l'incapacità di un settore arbitrale totalmente incompetente, ma non la malafede. Ho avuto le scuse dell'altro arbitro, questo la dice lunga, e sinceramente volevo ritirare la squadra, mi hanno fatto pensare anche i ragazzi miei, anche i ragazzi della squadra avversaria, dell'eventuale punto di penalità, insomma, di stroncare definitivamente quest'anno ai miei ragazzi, e quindi solo per quello non ce ne siamo andati da mezzo al campo, siamo stati gli ultimi 3 minuti, ho chiesto scusa alla squadra avversaria, fermi, immobili, in forma di protesta, sicuramente qualche altra cosa organizzerò, spero che le immagini siano così chiare da poterle mandare fino alla divisione calcio a 5, spero che finalmente qualcuno possa prendere dei provvedimenti perché non se ne può più. Certamente per l'anno prossimo è tutto da vedere perché a queste condizioni io non ci sto, chiaramente, quindi è inutile continuare, vado solo ed esclusivamente a divertirmi con gli esordienti dove per fortuna gli arbitri non ci sono, li facciamo noi e non succede mai nulla perché siamo più capaci di loro.